con le bucce degli agrumi cosa ci si fa? Le gettiamo via? No! No! Ci facciamo uno spray anticalcalcare pulente per la casa. Come farlo? Semplicemente serve andiamo... anche per i reumatismi? No, quello no. Magari no. Però respirarlo allora. Comunque fa bene, fa comunque bene. Si può mettere anche sul termosifone in un pochino d'acqua. Inseriamo all'interno di un barattolo le bucce di circa 2-3 agrumi. Può essere un limone, può essere un mandarino, può essere un arancio, quello che vogliamo. L'importante è che siano bio, ecco, perché sanno pesticidi sopra, viene da sé che sono un po' meno efficaci. Le inseriamo all'interno di un barattolo di vetro e aggiungiamo 400 ml di aceto di vino bianco. Possiamo mettere anche quello di mele, però in genere uso quello di vino bianco. Lasciamo a macerare per una settimana, ma già dai primi giorni vedremo che le bucce lasceranno i loro oli essenziali all'interno dell'aceto. Questo aceto, tu mi guardi stranissimo, questo aceto guardo diventerà... ricco di ammirazione per l'amore che diffondi in questo sulle mie bucce, e diventerà uno spray anticalcare per pulire la casa. Bene. E profumarla. Allora, questo e tanti altri suggerimenti per realizzare in casa detersivi e cose simili, rigorosamente naturali, sono raccolti nel tuo ultimo libro, Il diario dell'autoproduzione. C'è anche un eco kit per l'autoproduzione dei detersivi naturali fai da te. Lo sento bello pesante perché dentro ci sono proprio ingredienti, c'è tutto, il famoso percarbonato di sale. Lui.